Italiani, benvenuti in un nuovo video di Iron Nerd 96. Naturalmente, vi invito sempre a iscrivervi sul mio canale YouTube, sul mio canale TikTok, sul mio canale Instagram. Naturalmente, vi volevo parlare un po' delle ultime notizie che sono riuscite in relazione a Avengers 5. Perché vi ricordo sempre che martedì farò il quiz Marvel e naturalmente spero di vincerlo. Se riesco, penso che farò una bella live dal posto in cui dove sto, sempre se riesco a fare, diciamo, a farla e se praticamente ci sarà modo di poterla fare, perché sarei veramente contento di condividere questo quiz tema Marvel che si vincono i premi, grazie anche al sostegno vostro. Naturalmente, però, fatta questa piccola premessa, io vi vado a parlare delle ultime notizie rivelanti al mondo Marvel, perché proprio mentre ero fuori casa ed ero impegnato per motivi miei personali, è uscita una notizia riguardante Avengers 5, perché Avengers 5 vedrà come sì, un'indiscrezione dice che il villain principale sarà il nostro Kang il Conquistatore. Cosa dire? La notizia non è che mi abbia fatto entusiasmare. Anche perché sappiamo che Kang, come è successo anche in Ant-Man 3, che naturalmente sarà cancellato insieme al Capitan Marvel 3, possiamo vedere che Kang sarà il protagonista principale della pellicola. Io direi che avrei optato per cambiare personaggio, però questa idea non mi sembra malvagia, anche perché sappiamo che molte volte all'interno del Marvel Cinematic Universe c'è stato praticamente un recast e quindi vedo che sicuramente sarà Kang però con un altro attore, e naturalmente Avengers 5 è un prodotto che io aspetto veramente veramente tanto. Come stavo dicendo, anche relativo al fatto che Capitan Marvel 3 ed Ant-Man, The Wasp e Quantumania saranno come terzo film, come il quarto film saranno cancellati, questa secondo me di Avengers Secret Wars, se sarà Secret Wars sicuro, però naturalmente prima di Secret Wars avremo anche Avengers, penso 5, New Avengers, che sappiamo tutti cosa è successo al personaggio di Majors. Naturalmente Avengers avrà un ruolo fondamentale nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Diciamo che l'idea di cambiare personaggio come villain non è che mi facesse impazzire, perché è vero, tu cambi Dottor Destino, però il problema è che se tu nella fase 4 hai sempre introdotto più o meno Kang, come è successo per Thanos nelle prime tre fasi, vai a cambiare tutto, quindi dovresti dire che il film non uscirebbe nel lontano 2026, ma cambiando secondo me villain vanno a cambiare anche le sceneggiature, retroscena, alcuni personaggi, quindi secondo me mantenere il personaggio di Kang, anche se devo dire che nelle serie non è che ha riscontrato così tanto successo e anche nei film non è che la gente si ricorda di Kang, devo dire che è una scelta secondo me molto omogenea. Naturalmente sono convinto che il nuovo Avengers prima di Secret Wars sarà naturalmente, i due Avengers saranno un soft reboot dell'universo. Un'altra indiscrezione che naturalmente circola e che ho letto proprio mentre stavo venendo da Aversa, perché sono andato giustamente a fare le posture, giustamente direbbe che in questo quinto capitolo di Avengers Secret Wars e appunto in Avengers non ci sarà appunto Thor. Cosa dire riguardante il personaggio di Thor? Naturalmente, se voglio pensare al personaggio di Thor, io voglio un Thor visto in Avengers, casomai che si sacrifica come nei fumetti contro un esercito di Thor per salvare tipo Loki. Naturalmente non vorrei un Thor che abbiamo visto in Thor Love and Thunder, perché veramente quel Thor lì è da dimenticare. Diciamo che i film di Thor non è che tutti quanti mi sono piaciuti. Thor Ragnarok lo reputo un film dove appunto abbiamo visto Hulk, abbiamo visto distruggersi Asgard, ma devo dire che se devo fare una classifica di Thor, il primo è sicuramente il primo Thor è quello che più mi è piaciuto. Quindi Thor non si intravedrebbe in questa pellicola e io sono convinto che in Avengers Secret Wars Thor ci lascerà, come è successo per Capitano America e come è successo anche per Iron Man, perché secondo me dopo il quarto film questo personaggio ha chiuso il discorso narrativo
riguardante al personaggio. Pensate, per quanto abbiamo visto anche in Thor Love and Thunder, che Thorin Secret Wars si sacrifica in una morte gloriosa, appunto come recita i propositi gloriosi di Loki, e va nel Valhalla insieme a Jane Foster. Naturalmente questa è una cosa che secondo me potrebbe accadere, ma in questo Avengers Secret Wars e Avengers, che penso avrà un nome perché sostanzialmente The Kang Dynasty è stato cancellato, io dico che questo Avengers sarà un soft reboot dell'universo, e la cosa sinceramente mi fa, cioè, sono molto contento. Naturalmente la cosa che secondo me non ha funzionato, come ho detto anche per il discorso relativo al fatto del Titans come al cinema, nella fase 4 secondo me si sono resi conti che molti personaggi non hanno il carisma dei primi. Naturalmente si parlava anche che in Avengers sarà Shang-Chi un personaggio molto importante, ed è questo secondo me che è mancato, è l'unione tra tutti i personaggi, e devo dire anche il fatto che secondo me non c'è Thor nel primo Avengers, questo significa che Thor secondo me ci lascerà le penne. Ma diciamo che queste qui sono solo delle indiscrezioni. Sappiamo che il film sarà affidato a Waldron come regista e sceneggiatore, e la cosa diciamo è buona così, perché così si può concentrare, avendo un solo regista, si può concentrare appunto su due film e casomai calibrare, come è successo anche in Infinity War, tutti i personaggi e non far sembrare personaggi troppo forti e personaggi troppo deboli. Naturalmente sono convinto che in Secret Wars il Kang, fra virgolette, Thanos, si vedremo naturalmente, perché così si chiamava fino a 7 fa, poi il nome è stato, penso che sarà cambiato. Quindi naturalmente, come vi stavo dicendo, sono convinto che vedremo anche alcuni camei, e sono convinto che con Deadpool e Wolverine secondo me rivoluzionano l'idea del concetto di multiverso, perché il multiverso è un concetto astratto, è un concetto che ancora tutti noi ci stiamo chiedendo cosa significa e come funziona. Un po' ci sono detti in Loki, un po' ci sono detti in Doctor Strange Multiverse of Madness, però un'idea è chiara del multiverso ancora non l'abbiamo, e quindi devo dire che sono molto curioso di vedere come finalizzeranno il tutto. Dispiace molto per Capitan Marvel, che non si farà più, come anche il quarto capitolo di Ant-Man, perché comunque sono due personaggi non essenzialmente positive all'interno di questo universo, cioè nel senso che a me non è che mi fanno impazzire come personaggi, però dispiace soprattutto per Brie Larson, per la nostra Capitan Marvel, che diciamo l'ultimo film non è che mi è dispiaciuta. Naturalmente per Ant-Man lo sapete, è un personaggio che a me non dice nulla, è un personaggio che naturalmente non è stato mai uno dei miei preferiti, e sono molto dispiaciuto che non vedremo più le avventure come nel quarto film di Scott Lang, perché secondo me un quarto film bisognava secondo me farlo. Naturalmente vedremo cosa la Marvel deciderà di fare. Naturalmente la notizia di Kang era doverosa commentarla. Sappiamo che l'universo Marvel non è che stia vivendo un momento felicissimo, non a caso sono stati cancellati due film alquanto importanti, ed inoltre si parla anche che Eternals 2 non si farà più. Naturalmente, ragazzi, queste sono delle indiscrezioni, sono delle voci di corridoio, non sono delle cose certe, però io mi auguro che da qui in poi, come anche detto in altri discorsi, la Disney, ovvero la Marvel, faccia dei film come i vecchi tempi, ovvero fare dei film deliziosi, fare dei film con un criterio narrativo contestualizzato nella macro trama dell'universo, e non fare dei film, delle serie che veramente sono brutte, delle serie che nessuno poi riconosce i personaggi e delle serie che non vanno da nessuna parte. E poi succede, come è capitato, che è un multiverso, poi non si viene capito, non si ha l'idea chiara e nessuno capisce come va. E quindi poi succede che la gente non vede, ma non tanti fan, perché fondamentalmente i fan, bene o male, il film lo vanno a vedere. Anche No Way Home non è che tutto torna, perché ci sono all'interno dei buchi di trama enorme, però
Però comunque il fanservice ha scaturito emozioni anche dentro di me, come anche in molti fan dell'universo cinematografico, e quindi diciamo che bene o male lo vanno a vedere. Ma se tu a un pubblico generalista non presenti dei personaggi che hanno lo spessore, tipo come Capitan America, come appunto Iron Man, e poi è giusto che se tipo chiedi Shang-Chi dove è stato un film, è normale che nessuno ti sappia rispondere, perché la cosa principale dell'universo Marvel nelle prime tre fasi era appunto che ogni personaggio che io mi sono affezionato aveva una sua iconicità. Ecco a voi, non mi usciva la parola. E come è successo per Infinity War, vederle tutte quante insieme naturalmente è stato un vero e proprio divertimento. Naturalmente, vi ripeto, sostituire Capitan America ed Iron Man sarà molto complicato, e quindi secondo me, per far sì di questa mancanza, devono fare un Avengers, secondo me, strutturato diversamente da Infinity War e Endgame, un Avengers dove tutti i personaggi sono importanti ma non indispensabili. E la cosa che più preme è che appunto almeno arrivano con i quattro film che dovranno uscire l'anno prossimo, e già con Deadpool e Wolverine cominciano a costruire, perché se costruiscono poi si troveranno due film degli Avengers dove la gente le andrà a vedere. Se non costruisci prima, è normale che poi i risultati saranno come The Marvels, che è appunto come Ant-Man e Eternals. Naturalmente questi qua che vi ho nominato sono dei film che a me sostanzialmente mi sono piaciuti. Non capisco perché Eternals non è stato percepito così bene dal pubblico, e non capisco appunto perché il secondo non si faccia. Io l'avrei voluto vedere. Certo, Eternals è un film che è totalmente differente dal contesto cinematografico Marvel, perché non solo ti introduce un nuovo gruppo come appunto i Fantastici 4, come gli X-Men, ma ti introduce in una maniera diversa, in una maniera secondo me molto più matura e meno gigiona. Ed è questo secondo me che alle persone non è andato bene. Naturalmente, ragazzi, il fatto che Kang sia villain, secondo me, da una parte mi fa stare sereno, perché comunque tu hai iniziato con la Multiverse Saga e devi finire casomai con questo criterio. Perché poi parliamoci chiaro, il personaggio di Kang lo puoi ricastare quando vuoi, ci puoi mettere anche un altro attore che nessuno se lo ricorda, anche perché è successo per War Machine, è successo addirittura per Hulk, che abbiamo avuto tre versioni di Hulk. Quindi non capisco. Seppure fanno una cosa del genere con Kang, dove ci possiamo lamentare? L'importante è che, vi ripeto, che i personaggi per una volta abbiano un senso narrativo ed abbiano veramente l'iconicità che è mancata in questa fase 4. Perché è vero, Capitan Marvel sarà pure un personaggio che abbiamo visto in Infinity War, ma in Infinity War non era lei la protagonista e la vedevamo solo comparire nel finale del film. Quindi sono molto fiducioso per questi due nuovi Avengers che usciranno. Naturalmente il video lo volevo già registrare, ma non ho avuto tempo. Ho detto, appena vado a casa, dico un po' cosa ne penso della notizia di Kang, e quindi ecco a voi il video. Naturalmente la Pasqua è quasi arrivata, mancano sempre meno giorni e avremo l'apertura di altre uova di Pasqua appena posso. Già lo so, voi lo so che state aspettando, però quelle là, le uova, un poco più quelle sorprese a tema supereroistico, le ho lasciate per ultime, perché così voglio dare spazio, diciamo, a quelle meno importanti, anche se fondamentalmente quella della Kinder, quella di Goku, cioè quella aperta, quella di Frozen, quella di appunto Star Wars, cielo aperto e le uova. Però quelle di Batman e diciamo Maxi della Marvel ne ho conservate per ultime. Naturalmente ci sono altre 3.000 uova, come avete visto, di Tom e Jerry, di Casa di Carta, di Berlino, di Kung Fu Panda. Però ne sto scegliendo un paio per aprirle insieme a voi. Naturalmente, ragazzi, noi ci vediamo sempre in prossimi video, in prossime live, e naturalmente sono uscite diverse steelbook che devo assolutamente recuperare. Ditemi se anche voi avete letto la notizia di Kang, se siete felici che la Marvel insiste su questa linea narrativa, e se e quali personaggi vorreste vedere in Secret Wars in Kang
Danes, naturalmente voglio sapere la vostra, il vostro punto di vista e noi ci vediamo in un altro video, in un altro dove. Mi raccomando, sostenete Aronet96 con le iscrizioni, condividete i video, mettete mi piace e noi ci vediamo sempre in altri video e in altri dove. Da Aronet96 è tutto, siete la mia forza. Ciao ragazzi e come dico sempre, vi voglio bene sempre 3000 e auguri a tutti i papà. Perché oggi è la festa molto importante dei papà e prendo l'occasione per farci pubblicamente qui su YouTube anche al mio papà tanti auguri. Ti voglio bene. Ciao ragazzi e anche a voi voglio bene 3000.